Il primo oggetto è l'agenda, il secondo oggetto è la bicicletta, il terzo oggetto è il bavaglio. Sono Rino, direttore Food & Beverage. La prima volta da quando fa questo lavoro che uso l'agenda, nel senso non solo l'agenda la usavo per prenotare, adesso la uso per ricordarmi quello che devo fare, interventi pianificati per quanto riguarda, che ne so, riparazioni di macchinari oppure menu da dedicare a gruppi oppure qualunque cosa, qualunque problema che può avere un ragazzo che lavora con me. La bicicletta è importante intanto perché sono innamoratissimo della mia bicicletta, poi perché chiaramente devo girare un po', il villaggio è molto grande, ci sono molte attività da controllare e da gestire. I vari bar, i punti ristorante che ci sono all'interno dell'Albatros, i chioschi, tutto quello che ha a che fare con food and beverage. Ecco, questo qui è tutta roba mia. Ho scelto il bavaglio intanto perché insomma è uno strumento del mio lavoro, nel senso che viene usato sia a tavola e può essere usato anche un po' come strumento, come si può dire, per riflettere un po', no? Bisognerebbe che qualche volta invece di rispondere di impulso o di pancia magari mi contassi fino a 10 o per l'appunto magari usare un bavaglio sarebbe una cosa buona ogni tanto, sì. Questo lavoro che faccio all'Albatros è un po' differente rispetto a fare il manager in un altro ristorante. Ho a che fare con persone di etnie diverse, quindi olandesi, tedeschi, che hanno comunque la loro cultura. Cosa importante è che, ripeto, che i nostri clienti in realtà sono considerati ospiti qui da noi, quindi li accontentiamo anche sulle richieste più assurde. Ecco. Il concetto di squadra, quindi di collaborare, di non avere subalterni, ma tutti i collaboratori, questa è una cosa importantissima. L'ambiente sì, certamente, aiuta molto, c'è il sole, il mare, queste cose ti aiutano a condividere momenti della giornata, non solo lavorativi, no? Ti ritrovi, comunque viviamo insieme nello stesso posto, quindi insomma ci troviamo in un rapporto molto familiare. Quando parli con qualcuno che è un professionista è importante sapere di quello che parli, altrimenti diventa difficile riuscire a gestire le persone, diventa difficile gestire un cuoco. Se lui sa come si fanno determinate cose e te non lo sai, non hai modo di avere uno scambio, ecco. Quindi meglio sempre fare un po' di gavetta, non aver paura a sporcarsi le mani e a fare anche le cose che sembrano più umili, ma che in realtà sono importanti.